Ciao a tutti! Ciao! Ciao! Oggi prepariamo una cosa eccezionale, napoletana sempre, le graffette napoletane. Le graffe! Raccontaste, tu te lo ricordi? Piccola nel 1981, quando venne il terremoto a Napoli, noi andammo a casa di mia sorella. Eravamo tutte le sorelle, due fratelli, sorelle con i nipoti. Voi non eravate ancora nati. Io e tua mamma eravamo già Rita fece appena le graffe. La mia sorella abita al quarto piano. Il terremoto, tutti quanti a scappare, le bambine, tutti quanti con questi graffi. Ma comunque il giorno dopo c'era il palazzo pieno di graffe. Tutte graffe a terra, perché erano scappate tutte con le graffe, si mangiavano le graffe. Quindi tante graffe andate perse, che peccato, che dispiacere. Va bene. Graffette napoletane buonissime, troppo troppo buone per i bambini, ce l'avete tanto tanto chieste, anche per noi grandi. Le potete mangiare così, con la cioccolata, come volete voi. Sono squisite e non sono light, sono fritte, però sono buone, ogni tanto non fa niente. Però sì, la ricetta noi la modifichiamo, comunque ad esempio non mettiamo il burro. Adesso vi facciamo vedere, vi appariamo un poco. Iniziamo. Lisse e schiacciate, come quando avete fatto il croquet. Bravo, Magina. Con tutte le bucce, vi ricordate? Le graffette sono sorelle dei croquet napoletani. Patata schiacciata. Patata schiacciata. Scaldata e schiacciata, semplicissimo. Ah, tu usi l'impastatrice? Come sì, sempre, sì. Come per allora, il casatillo. Però anche stavolta, se usate le mani, va uovo. Bene. Mettiamo le uova e utilizziamo uovo biologico allevato a terra. Non tante uova, perché anche ci mettiamo leggeri. Facciamo anche sempre una versione salutista. Lo sapete che è patito il cuoco salutista. E poi cos'altro ci mettiamo? Poi ci mettiamo la farina e il latte. La farina zero, sempre biologica. Non deve essere raffinata, quindi molto meglio la farina zero piuttosto che la farina 00. Paghi, tieni il libretto per leggere. No, lo vorrei pesare. Sì, tengo la mia. La ricetta di zia Rita, che ti ha dato. La mia ricetta. Lo zucchero integrale di canna, anche questo non raffinato, quindi non utilizziamo lo zucchero bianco. Sapete che questo è molto più sano, vi ho fatto anche il post sul blog. E poi, mentre batto poco di farina, mette farina, sempre farina zero, utilizziamo invece del latte, utilizziamo questo qua, che è un latte di soia biologico, molto molto buono. Questo lo compriamo al supermercato. Io questo qua lo sto bevendo molto in questo periodo, mi piace molto anche proprio a colazione, oppure mi ci faccio il cappuccino. È veramente buono buono, mi piace. Prego, pacchetto. Nel latte tiepido ci sciogliamo lo zucchero di canna. Ah, perfetto. E il lievito. Ah, tutto nel latte tiepido. Sì. Volevo dire che magari se non vi piace il latte di soia, utilizzare un qualsiasi latte vegetale o anche tutto a più latte scremato. Un tocco di Carlita. Un tocco di Carlita. Un pizzico di sale rosa dell'Himalaya. Vai, Pacchi. Un pizzico, perché grande, grande. Mettiamo un pizzichino di questa vaniglia in polvere. Un tocco di vaniglia, ma proprio una cosa. Un tocco, proprio una cosa, un'antecchia, come si suol dire. È amara la vaniglia. Troppa diventa amaro. Poco, basta, Pacchi, basta. Ok. Il latte te l'ho intiepidito, va bene come hai chiesto tu. Lievito di birra che andiamo a sciogliere nel nostro latte intiepidito e anche lo zucchero. Un cucchiaio di zucchero. Andiamo a mettere molto. Solo un cucchiaio. Versiamo nella nostra impastatrice, ma ripetiamo che l'impastatrice non è indispensabile, no, specialmente queste si tranquillamente parla, a mano, ma queste proprio è facilissimo, sì, perché è un impasto molto semplice da maneggiare. Quindi abbiamo versato il latte caldo con lo zucchero e il lievito all'interno della farina e l'uovo. L'abbiamo messo e adesso impastiamo. L'ultima cosa proprio
un poco di buccia di limone. Un tocchetto. Però prendete limoni biologici, mi raccomando. Sì, sì, perché questa è proprio la buccia, eh. Se no vi mangiate veramente. Gli antichitori. Questo è il limone del nostro alberello. Comunque prendeteli, si trovano biologici anche sul mercato. E ne mettete una grattatina. Piuttosto, se non li fate bio, non lo mettete, insomma, non succede nulla. Ma a chi piace ci può mettere pure un poco di strega, un poco di maraschino, un po' di liquore. Impastiamo. L'olio. Paghi, se l'ha scordato di mettere l'olio, vai Paghi. È perché io sono sempre contrario ai grassi. Nemmeno ne posso mettere. Continuiamo a impastare, sì, vai. Sì. È pronto l'impasto, Paghito. Ah, com'è bello morbide, eh? Pronto per le nostre graffettine. Ma adesso deve crescere. Sì, sì, oh, dopo si fanno e si mettono a crescere. Vabbè. Quando ci metti il lievito di birra si deve sempre crescere. Ah, certo, quindi non possiamo mangiarle subito. No, sta sì. No, tra un paio d'ore. Ok. Adesso si fanno dei salsicciotti. Questi mo vi potete. Sì, vi potete divertire a fare. Ma lì si vanno a fare pure dei tocchetti così, guarda, e si friggono. E che vengono? Le graffettine. Agnocchettine. Tondi. Dipende poi le forme come uno le vuole. Non mi ricordo come si chiamano. Le puoi fare tipo quelle là intrecciate così, oppure tonde. Noi facciamole mini, tonde. Facciamo due tonde. Fatele belle sottili, perché poi adesso dovranno crescere. Crescono e si chiudono. E se no poi dopo si chiudono, si chiude il buco dentro. Quindi fatele belle larghe così. Tutte graffettine così, guardate come sono carine. Oppure potete fare quella là. La tipica napoletana. Sì, che pure è bella. Fai una pure di quella là. Che sono belle quelle là. Ma stanno facendo i gnocchi e grasso. Lo stesso per salsicciotti. Ah, questa com'è carina! Quindi adesso fatevi aiutare da qualcuno! I bambini! I bambini! E fatevi tutte le graffettine con questo impasto che guardate! È bello morbido, già sta crescendo! Non è duro come l'impasto della pizza, del pane! Grandi, piccole, come volete! Come volete! A me i troppo grandi non piacciono, Fatele preferisco piccoli, perché adesso voi volete che vedete così, ma quelle poi crescono, quindi non pensate che sono troppo piccoline. Quindi graffettiamoci. Tito, stai friggendo, eccoci qua, guardate come sono belle, guardate, una bella alta, e guardate come sono cresciute, guarda, vi ricordate com'è? Le qua ce n'è qualcuna già fatta. Ma sono troppo troppo carine, guardate che carine, belle soffici, mamma mia, troppo belline. E se volete le passate anche un po' nello zucchero di canna integrale, oppure le mangiate così, ci potete mettere sopra un po' di cioccolata. Ad esempio io metterò un po' della nostra carlitella fatta in casa, cioccolata buonissima, un po' di sciroppo d'acero anche va bene, quello che volete, sono buonissime. Sono troppo belle, perché sai che sono soffici, troppo carine. Guarda come sono gonfie. Gonfie. Mm. Belle. Bravo, Paghito. Guarda che zeppola, che bello. Mamma mia, sono bellissime. Poi tutto genuino, anche la frittura fatta in casa, ovviamente è sempre meglio, perché comunque l'olio è sano. E dopo lo buttiamo e finito. Dopo lo buttiamo questa. E basta, sì. Mmm, yummy. Voilà, che bellissima. E già, sono belle, cresciute. Sono troppo belle, soffici e belle. Immagino i bimbi a mangiare. Ci stanno delle cose in cucina che vengono sempre bene. Ma te, perché tu sei brava, perciò ti vengono bene. Squisitezza. Allora, qua ho messo lo zucchero di canna.